Buongiorno, bentrovati. Oggi facciamo tappa a Missiano. Ci troviamo nelle colline di Appiano, diciamo una località vicina a Bolzano che potete ammirare alle nostre spalle. Siamo praticamente in compagnia di Fritz Del Lago, che è proprietario di questa splendida struttura che si chiama Schloss Hotel Korb, che è un 4 stelle di categoria superior. Buongiorno Fritz. Buongiorno. E salutiamo anche Sissi, che è la principessa e proprietaria dell'hotel, splendido esemplare di un Alano. Alano, perfetto, Alano, sì. Benissimo. Allora, il contesto nel quale ci troviamo è un esclusivo e straordinario. Praticamente si tratta di un castello eretto nel 1236, se non vado errato, dal signor Von Korb, che praticamente è stato ristrutturato nell'arco dei secoli e soprattutto è stato acquistato da più persone. Nel 1918 è stato acquistato dalla famiglia Del Lago, che praticamente ne ha fatto sua proprietà, inizialmente come produzione agricola, come cantina, diciamo, e successivamente è stato trasformato in hotel di lusso. Bene Fritz, tanto buongiorno e bentrovato. Sì, grazie. Oltre a essere proprietario, anche un carissimo amico, e di conseguenza ci diamo del tu, sì, per sì, facilitare benissimo tutto. Fritz, come è composta, come è strutturata, diciamo, l'hotel? Sì, adesso negli ultimi anni abbiamo fatto tante nuove cose, diciamo, a parte del wellness, a parte della struttura, abbiamo fatto delle suite, perché prima la struttura era piccola, e anche le camere, adesso abbiamo tutto fatto. Riammodernato, diciamo, l'avete ampliate, riammodernate, sì, certo. E, diciamo, abbiamo diminuito delle camere, diciamo prima erano 60-70 camere. Avete fatto meno camere, sì, ma più ampie, un po' più, ecco, diciamo. Più lusso, sono quasi tutte suite praticamente. Tutte suite, col balcone, vista. Vista. Sì, diciamo che c'è una struttura centrale, un nucleo che è quello storico del castello, dove c'è un numero magari limitato, no, di sì, camere. E poi c'è una dépendance che è adiacente praticamente, dove tutte le camere hanno una vista panoramica, sì, eccellente. No? Ma anche le camere col balcone, questo è molto importante. Diciamo la struttura, diciamo, storica del castello. Anche lì abbiamo tutto rinnovato, però non c'è il balcone, no? Ecco, in questa location hanno dimorato anche personaggi illustri, personaggi famosi. Sì, sì, anche vengono anche degli artisti, anche adesso stanno ho visto tra le fotografie, sì, anche il principe Alberto di Monaco. Di Monaco, sì, siamo un po' anche amici tra il presidente di San Marino, facciamo anche il vino per loro, per le campionate. Le Olimpiadi 2020? Sì, 2020. Siete i fornitori ufficiali, sì, dei vini, diciamo, per San Marino alle Olimpiadi, perfetto, sì, del 2020. Tanto complimenti, perché sì, è un grosso risultato, onore, sì, sì, è un grosso onore. Bene Fritz, parliamo un attimo del ristorante. Il ristorante è, diciamo, in posizione strategica, oserei dire panoramica, sì, perché comunque ha questa bellissima terrazza con vista sulle colline di Appiano, ma anche sulla conca di Bolzano. Che tipo di cucina proponete? Sì, noi facciamo la cucina, diciamo, tradizionale dell'Alto Adige. Anzi, anche mediterranea, una cucina, sì, tradizionale, un po' di vista, diciamo, sì, no? Sì, sì, abbiamo, sì, certo, siamo come clienti, abbiamo stranieri, abbiamo italiani, abbiamo da tutti i parti del mondo, così facciamo un po' un mix. Un no? Mix, certo, sì, certo. Sì, certo. Sì. Direi che, vista la conformazione, è anche adatto a convegni, matrimoni, sì, no? Sì, diciamo, non è che facciamo più quei grandissimi, no, facciamo, vabbè, però diciamo, diciamo in maniera riservata, sì, comunque è una cosa molto molto speciale, speciale, sì, ecco, questo, sì, è importante. Parliamo adesso di quella che è la struttura benessere, il centro benessere. Diciamo, il centro benessere è molto attrezzato, avete una bella spa, avete una palestra nuovissima con, sì, una vista panoramica eccellente, adatta, diciamo, a tutti i tipi, sì, di performance, sì, no? E poi ho notato che ci sono tre piscine, una al coperto, sì, e due all'aperto. Diciamo, una di queste due all'aperto, quella più moderna, più nuova, ha vinto il premio come miglior piscina biologica in Italia, che si chiama Premio Award Italian, sì, Pool, giusto? Giustamente, sì. Esatto. E questo è proprio biologico.
praticamente con le piante si autorigena. Poi ha una vista panoramica stupenda, perché sembra quasi, diciamo, chi nuota avere proprio tutta la conca di Bolzano ai propri piedi. Ecco, questa è una cosa fantastica. Anche sulle vigneti si vede davanti anche il nostro, la nostra cantina, di là c'è dentro anche il fruttino, diciamo, che si presenta. E anche abbiamo fatto una novità, sarebbe anche un piccolo laghetto a posto per i cani. Ah, per i cani, sì, beh, certo. Perché abbiamo tanti clienti con i cani, e così anche, diciamo, c'è anche la posizione che posso camminare tra le vigneti. Certo. Diciamo che gli animali sono ben accetti, è molto importante, anche perché ora l'utenza viaggia attraverso questo canale. E, prima di passare poi al discorso vini, che so che è molto importante per voi, volevo fare un accenno anche, diciamo, come location per set cinematografici. Questa direi che, constatando, diciamo, e potendo ammirare il paesaggio che ci circonda e anche il tipo di struttura, è l'ideale, no? Sono stati girati diversi spot televisivi, anche film, no? Sì, adesso, ultimamente abbiamo fatto, adesso forse lo conoscete, è adesso abbastanza conosciuto, Kimi Potsen, no? E quello praticamente hanno fatto la parte più importante, il 12° set, e viene poi presentato il prossimo anno in autunno, e noi siamo qua praticamente il top. Diciamo che per la TV tedesca è un punto di riferimento per voi, certo. Anche nel futuro sarà anche nei canali italiani, sicuramente. Adesso parliamo di quello che è un po' la vostra attività parallela, no? Che è, diciamo, la produzione di vini. Chi è stato attento al filmato, appunto, ha visto queste coltivazioni quasi maniacali, no? della coltivazione dei vigneti, tutte perfette, quasi geometriche, no? E sono tutte, diciamo, vostre, no? Qua intorno al castello, questa produzione. Io praticamente, dopo la mia morte di mio papà, 97, che prima era anche mele e vini, poi vigneti erano molto semplici, era la schiava e il Weissbrunner, e poi ho iniziato a piantare 12 diversi tipi di vini, pensate, no? 12 diversi tipi di vini? Su 5 ettari, vuol dire abbiamo dal Pinot Bianco, Chardonnay, Gewürztraminer. Abbiamo anche un cuvée. Quanti ettari sono? 5 ettari. Quanti quintali di uva producete? Sì, ma noi facciamo così, che noi la metà portiamo in cantina sociale di Bolzano, e l'altra parte faccio praticamente solo per il nostro ambiente, per il nostro locale. Per cui, diciamo, per il vostro ristorante, per i vostri clienti. Noi non siamo in commercio, perché abbiamo detto facciamo una piccola produzione, ma quella deve essere perfetta, così la nostra produzione annuale sarà tra 13 a 15 mila bottiglie. 15 mila in tutto, sì. Perfetto. E comunque sono a disposizione dei clienti. Sì, la gente può venire da noi, acquistare qua in albergo, va bene. So che c'è stato un bel investimento anche nella cantina. So che hai, diciamo, fatto realizzare degli ovuli, no? Dei contenitori particolari. Sì, no? Questo sono uno dei primi d'Italia, ho iniziato nel 2010. Questi sono come dicevi come uova, proprio in cimento. Prima faccio fermentare il vino in barrique, e poi per 12 anni faccio fermentare il Cabernet e il Merlot, e il Chardonnay faccio fermentare per 6 mesi in barrique, e dopo lo metto ancora per 6 mesi in questi uova di cimento. E questo è molto interessante, perché lì il barrique un po' sparisce, poi rimane, poi il vino diventa più fruttato e più diciamo attivo, certo. Diciamo, è una cosa favolosa. Favolosa, no? Sì. E proprio hanno iniziato i francesi già 30 anni fa, non è che sono il primo, certo. Poi io l'ho visto e io l'hai portato, io ero il primo. Siamo alla conclusione, parliamo del Ginger Rose, che è un marchio di fabbrica della famiglia del Lago. Praticamente
è un aperitivo semi-alcolico, possiamo definire, molto basso. Molto basso, aromatizzato alle rose. È una cosa, credetemi, veramente incredibile. Ha un sapore eccezionale. Vale la pena di assaggiarlo e provarlo. Sì. Direi che possiamo concludere allora. Sì. Con, posso dire una cosa? Prego, prego. Questo è un po' inventato la mia moglie, diciamo 4 anni fa. Quel periodo, la signora Ruto, giusto? Sì, la mia moglie, sì. E siamo stati lì dietro il banco, al ristorante, abbiamo fatto le prove, e sai, proprio con tutti gli ingredienti, e poi alla fine... E qui è proprio un'invenzione. Sì, questa, abbiamo, ecco. Sì, poi abbiamo detto adesso, tutti sono così innamorati, i nostri clienti, adesso dobbiamo praticamente patentare, diciamo, certo. Dobbiamo andare in commercio, però, diciamo, adesso poi abbiamo fatto 2 o 3 diversi aromi. Aromatizzati in maniera diversa, sì. E adesso siamo in finale, diciamo, adesso... Praticamente dopo 4 anni siamo riusciti di fare adesso la bottiglia giusta, l'etichetta giusta e anche come vediamo anche il colore, e come dicevi prima, quello che è cambiata anche la bottiglia, anche trasparente, sì, anche i bicchieri, il logo è importante, è anche stato per noi adesso anche i profumi e come dicevi prima anche come alcol basso, molto basso, per cui anche le signore possono tranquillamente assaggiarlo. Sì. E dico anche quando uno fa che anche mola tutti i spa, e dopo il spa, dopo una sauna, e bevono solo bicchieri di champagne o bicchieri di prosecco, e bevi una cosa così con 7 gradi, diciamo, sì. Molto tranquillo, diciamo il che massimo di perfetto, no? Allora approfittiamo allora di assaggiare e fare un brin. Grazie, molto così. Gentile. Bene, invitiamo tutti, ora siamo chiaramente alla chiusura perché siamo a ottobre inoltrato, voi riaprirete ai primi di aprile, invitiamo i telespettatori da casa a venire a visitare il castello Corb, appunto lo Schloss Hotel Corb di Emissiano. E auguriamo a Fritz buone ferie, buone vacanze, meritate, grazie, direi, dopo una lunga estate. Ci vediamo il prossimo anno. Salute. Grazie a voi. E anche tutti benvenuti, anche i cani. Spero sicuramente. Cin cin.